Cari amici, buongiorno. Ora che sto registrando di prima mattina, martedì 8 settembre 2020, siamo reduci noi italiani dalla bella vittoria della nostra nazionale maschile nella seconda giornata della fase girone di Nations League in casa dell'Olanda alla One Cruyff Arena. Per 1-0, grazie al gol di Barella al 46esimo minuto su assist di Ciro Immobile. Purtroppo però la nota dolente è Niccolò Zaniolo, di cui oggi si sapranno i risultati di questo ennesimo infortunio al ginocchio. Speriamo non sia niente di grave per lui, ovviamente non solo in ottica nazionale, ma anche con il suo club di appartenenza. A questo punto quindi possiamo dire che l'Italia nel gruppo 1 è in testa momentaneamente con 4 punti, 2 gol fatti e 1 subiti, seguita dall'Olanda e Polonia a 3 e Bosnia e Erzegovina a 2, che incredibilmente proprio la Bosnia ieri passata in vantaggio in casa contro la Polonia 1-0. Si è fatta rimontare per 2-1 dalla stessa Polonia. Ora però andiamo a vedere quali che saranno i prossimi impegni dell'Italia di Nations League. Ad ottobre ci saranno l'11 Polonia-Italia, quindi anche qua la sfida importantissima. Il 14, 3 giorni dopo, si tornerà in Italia per affrontare l'Olanda, che sicuramente avrà voglia di rivincita. Il 15 novembre, Italia-Polonia, e si chiuderà il girone il 18 novembre con Bosnia-Erzegovina-Italia. Ovviamente, cari amici e connazionali come me, siamo solo all'inizio, quindi appunto vi sono 6 partite, però è giusto continuare su questa strada, evitando quanto è possibile, a meno che non ci sia la sfortuna che ci accompagni, la sconfitta, anche perché al momento, ovviamente, anche se sono state disputate solo 2 gare, l'Italia ha anche la migliore differenza reti con vanta 1 più 1, perché sia l'Olanda che la Polonia sono a 0 e la Bosnia è a meno 1. Se poi vogliamo andare uno sguardo casa e fuori, in casa con 2 partite l'Olanda a 3 punti, ovviamente una vinta e una persa, un gol fatto e uno subito. L'Italia in una partita, ovviamente pareggio con la Bosnia, 1 punto. La Polonia non ha ancora giocato fuori in casa. La Bosnia 0 punti, appunto con la sconfitta con l'Olanda. Per quanto riguarda l'Italia fuori casa, ovviamente una partita, una vittoria, 3 punti. La Polonia, 2 gare fuori casa, 3 punti, 2 gol fatti, 2 subiti. La Bosnia, in una partita, 1 punto, 1-1 contro l'Italia, e l'Olanda non ha ancora giocato fuori casa. Quindi per il momento è tutto, cari amici. Inoltre vi ricordo che quest'oggi potete trovare sul mio canale YouTube Deluxe Zecchillo Show, registrato ieri, ma a disposizione voi tutti a partire da oggi, tante risate e divertimento per voi. Quindi io vi saluto, vi rimando ai prossimi video, buon proseguimento di giornate, di settimana, alla prossima. Forza Italia, viva il calcio! Ciao amigos, ciao! Ebbene, dopo il vocale preregistrato volevo dare un aggiornamento proprio bello fresco fresco per quanto riguarda Zaniolo. Come vedete già dall'immagine di copertina, purtroppo
questo ragazzo, possiamo dire, abbastanza sfortunato, di nuovo lettura del legamento crociato, quindi insomma una carriera abbastanza molto difficile e complicata. Io come cittadino e tifoso italiano auguro ovviamente a Niccolò Zaniolo il meglio e vogliamo rivederti in campo, comunque vogliamo rivederti protagonista nel calcio. Quindi ora vi saluto qui dalla viva voce io, penso che arriverà almeno un altro video riguardo, credo, Brindisi, il basket. Quindi ci vediamo non appena carico questo. Alla prossima. Ciao, alla grande a tutti. Ciao.